Questa foto è reale, è 2005, il mio negozio bruciato, il mio negozio che avevo in via Reggio Campi. Questo è il boss che chiede la mazzetta, c'è una lupara sulla spalla, non si vede, non si vede, Sì, e infatti. siamo in bianco e nero, quindi c'era l'andrangheta. Arriva l'arcobaleno, si passa a colori, non c'è più l'andrangheta, non c'è più il bianco e nero. Ecco il messaggio. Sono un piccolo imprenditore di questa città di Reggio Calabria. Ho deciso di fare imprenditoria sana, creare posti di lavoro nella nostra terra, è meritevole. E oggi ancora di più di 40 anni fa, quando per la prima volta ho fatto il commerciante. Marito e moglie ci abbiamo creduto tanto. Abbiamo per prima aperto un negozio sotto casa di 50 metri quadrati per provare il mercato. Nell'arco di 3-4 anni abbiamo dovuto assumere dei dipendenti. I primi circa 15 anni sono andati più che bene. La prima attività che abbiamo inaugurato era il 5 ottobre del 1979. Allora avevamo l'alimentazione pediatrica, tutto ciò che serve al nascituro per crescere e alla mamma che aspetta il bambino. Ma io ho voluto a quei tempi mettere insieme al mondo del bambino anche il mondo elettromedicale, ortopedico, sanitario. E questo connubio, che è ancora unico in Italia, ha avuto invece successo. Io mi facevo il giro dei ginecologi della mia città per pubblicizzare poi l'abbigliamento del bambino. Tutto si interrompe nel 1992, in marzo 92, quando per la prima volta fui costretto a conoscere un 'ndranghetista in carne e ossa. Mi ha fermato per strada intimidendomi e dicendomi che fino ad ora tutto è andato liscio per me, ma d'ora in poi dovevo pagare un pizzo. Stavo per inaugurare un grande negozio, il secondo grande negozio, e lui mi disse: stai facendo una cosa anche senza il nostro permesso, perché tu non sai come funziona. Non è stato facile dire di no, ma la cosa che più mi ha dato forza sono state le parole di mia moglie, che è la più determinata della storia. Mi ha dato forza e coraggio di dire di no, perché disse: il frutto dei nostri sacrifici non si dà a loro. La richiesta estorsiva che mi è stata fatta nel 1992 era di 1 milione al mese. A quei tempi, 30 anni fa, 1 milione erano lo stipendio di 2 dipendenti. Io ho subito 7 attentati. 7 volte il mio negozio è stato distrutto, i miei depositi, i furgoni bruciati, telefonate anonime, minacce sia ai dipendenti, ai figli, perfino pacchi regalo. Quel panettone che ricevo in omaggio il 25 dicembre del 2007, appeso in una busta nello specchietto retrovisore della mia macchina. E c'era scritto sul panettone con un pennarello: auguri Sbirro. Il gatto morto trovato sul primo gradino del mio negozio. Il primo libro che ho scritto, colpito, che mi è stata restituita una copia bruciacchiata da un cannello. E sotto il titolo, colpito, hanno incollato 2 parole. Per ora hanno scritto. Nel 2015 stavo per chiudere, era il crack, non entrava più nessuno nel vecchio negozio dove ero prima, perché in quel quartiere avevo denunciato il mafioso, avevo denunciato i testimoni contro di me, i favoreggiatori. Siamo stati pure sfrattati da quel negozio. Nessuno mi ha voluto affittare un garage. Non si affitta facilmente una struttura a chi ha denunciato, a chi gli è stato già messo una bomba più volte o bruciato il negozio. Ti evitano. E allora ho detto: l'unica soluzione è un bene confiscato. Ecco, abbiamo tanti beni confiscati, soprattutto a sud, lo sappiamo tutti. Ma perché non facciamo richiesta anche normali imprenditori, non per forza vessati, non per forza quelle persone che hanno denunciato, ma anche gli normali imprenditori sani
a dire io voglio entrare in un bene confiscato a svolgere la mia attività. È il più grande schiaffo che possiamo dare a un 'ndranghetista. Solo a Reggio ne abbiamo qualche 180 sfitti, abbandonati. Non li abbasso più le serrande. Non li ha mai abbassati per il pizzo, non li abbassiamo tuttora. Il negozio rimane aperto, illuminato di notte, per poter dire agli altri noi la testa non la abbassiamo. Non si può denunciare e andare via. Non ha significato denunciare. Rimanere significa che prima o poi li incontri, le persone che hai denunciato, che sono in attesa di giudizio, incontri le persone che già sono usciti, nel mio caso tre sono già fuori, sono passati tanti anni, e quando li guardi sono loro ora a abbassare gli occhi. Questo negozio è diventato un presidio militare. Oggi sono quasi 5 anni che siamo qui. È guardato a vista dall'esercito, è guardato a vista da due soldati notte e giorno. È l'unico negozio al dettaglio d'Italia che è presidiato dallo Stato. Morte, nero, buio, bellezza, vittoria, luce.